A San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana, l'Antoniana Scherma, dove si allena Martina Favaretto, argento a squadre nel fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi, ha organizzato una festa per la giovane atleta cresciuta atleticamente proprio qui tra una stoccata e l'altra e la supervisione di un allenatore d'eccezione, Mauro Numa, due ore alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Martina, nata a Campo San Piero, noalese d'adozione, ha manifestato interesse per la scherma fin da piccolina. Aveva 7 anni, esattamente come all'epoca il suo mentore. Fatale per lei la vittoria olimpica di Matteo Tagliariol a Pechino nel 2008 nella spada maschile, oltretutto veneto come lei. Una pesante medaglia d'argento che in questo momento è in borsa, ma che poi tu farai vedere a tantissimi atleti e mini atleti che probabilmente hanno il tuo stesso sogno. No? Tu a 7 anni che cosa stavi facendo? Guardavi la televisione? E c'erano le Olimpiadi. Sì, esatto, è entrato così un po' il mio amore per la scherma. Durante le Olimpiadi di Pechino 2008 vidi in TV appunto Matteo Tagliariol vincere l'oro nella spada e insomma in realtà giusto per iniziare uno sport, e quindi ho provato con la scherma e mi è piaciuto fin da subito, poi ho continuato, è entrata la mia passione ed è insomma un'emozione grandissima avere un sacco di piccoli tifosi qui che diciamo da cui posso insomma magari trasmettere qualcosa e che spero appunto che credano nei loro sogni e vadano avanti nel loro percorso. Tu sei stata la più giovane, no? Con le tue compagne di squadra, tutte atlete blasonate con una grande esperienza e avete conquistato questa importante medaglia. All'inizio sei sembrata un po' dispiaciuta, no? Se non altro, ma forse perché tu arrivavi da mesi dove veramente avevate fatto incetta di risultati e di medaglie. Sì, allora inizialmente prevalse la delusione perché eravamo da favorite e volevamo fortemente quest'oro, anche perché arrivavamo da 2 mondiali vinti. E, diciamo però che non può, insomma, non tutte le gare sono uguali e soprattutto le Olimpiadi, diciamo, le emozioni che provi le Olimpiadi è diversa da qualsiasi altra gara. E quindi diciamo poi con il tempo, passata la delusione iniziale, guardavo questa medaglia e dicevo ma quanto è bella, nel senso comunque la medaglia olimpica è una grande impresa, non è per niente scontata. E quindi anche per l'individuale ero un po' delusa perché puntavo una medaglia dopo questa stagione, però alla fine è stata un'esperienza bellissima. Senti, che cos'è che poi ti è piaciuto da subito a 7 anni nella scherma? Allora, diciamo un po' anche per quello che ti insegna la scherma, nel senso mi ha dato tanto anche per la mia vita insomma, quotidiana, e come anche il fatto di non mollare mai, di diciamo quando hai un obiettivo di crederci fino in fondo e lottare per quell'obiettivo. E appunto la scherma è un po' un combattimento, quindi devi trovare la concentrazione e la forza dentro di te per andare avanti e andare a prendere ciò che vuoi.